Il Kung Fu è uno stile di vita, fornisce intrattenimento, esercizio fisico e religione. Per alcuni fornisce anche un sostentamento. Questi due giovani sono attori cinematografici di Hong Kong. Stanno progettando la coreografia di un combattimento in un film di Kung Fu. Il loro insegnante, il maestro Chang, supervisiona per assicurarsi che nella loro ricerca di eccitazione ricordino la rigorosa tradizione dell'arte. Per quanto spettacolare sia l'azione, deve essere conforme a ciò che il pubblico cinese riconosce come buon kung fu. L'uso delle tecniche di combattimento come intrattenimento ha sempre fatto parte della tradizione del Kung Fu. Le spettacolari battaglie dell'opera cinese sono passate facilmente ai film di Kung Fu, quali il cinema di Hong Kong è famoso. Il pubblico cinese comprende le differenze tra le tecniche ed è entusiasta dell'abilità degli artisti. Le sequenze di combattimento sono come balletti. L'obiettivo non è solo che l'eroe vinca, ma che sconfigga il suo avversario con l'eleganza. Solo gli studenti di Kung Fu possono eseguire la danza del leone. Questa danza fa parte di ogni celebrazione cinese da secoli. Anche nella sofisticata Hong Kong, l'usanza è ancora molto forte. Nessun negozio può essere aperto o costruito un edificio senza che il leone e la sua orchestra portino fortuna e creino un'atmosfera favorevole all'evento. In questa occasione, il ballo è stato eseguito in una stazione di polizia locale. Il leone è cauto, diffidente nei confronti della folla. Deve sentirsi al sicuro prima di poter mangiare. Offerta di cibo verde, solitamente una lattuga. Sotto la testa del leone, con i piedi lancia in bocca la lattuga, è uno studente esperto di Kung Fu e l'esecutore principale della danza nella scuola di Kung Fu del suo maestro. La scuola addebita una tariffa per eseguire la danza del leone e il denaro viene suddiviso tra gli studenti. Le scuole che hanno i leoni, che si sa che sono fortunati e che si comportano bene, possono guadagnare cifre interessanti. La reputazione del maestro di una scuola di Kung Fu dipende in parte dalla qualità dei suoi studenti nel ballo del leone. È consuetudine che i maestri deleghino gran parte dell'insegnamento agli studenti più anziani, ma al maestro Chan piace coinvolgersi in questo. È una danza lunga e complessa. Ogni movimento del ballerino controlla diverse parti del leone. La danza è progettata in modo tale che quando la maschera viene posizionata sopra il ballerino, la sua personalità svanisce e tutte le sue azioni danno vita al leone. Anche se il Kung Fu sembra essere fondamentalmente un'attività cinese, c'è un importante aspetto indiano in esso. È dall'India che arriva la religione del Kung Fu.
e forse alcune delle sue tecniche di combattimento. A partire dal 400 a.C., le antiche strade tra India e Cina furono utilizzate dai monaci buddisti. Alcuni monaci cinesi si recarono nella storica città di Kanchipuram, nel sud dell'India, e uno di loro è scolpito nella pietra in un tempio del VII secolo. Sulla parete accanto a lui sono intagliate figure in pose di combattimento, probabilmente la più antica documentazione dettagliata delle arti marziali esistenti. I re di Kanchipuram tenevano in grande onore i monaci cinesi e un re del VI secolo costruì una fila di pagode davanti a questo tempio in memoria di un monaco cinese che era suo amico. I viaggi non erano tutti di sola andata. Probabilmente è da questa stessa città che un principe indiano partì per recarsi in Cina. Ora è conosciuto come Bodhidharma, fondatore del buddismo Zen. È venerato dagli artisti marziali in tutta la Cina e il Giappone. Il suo ritratto è appeso nelle aule di allenamento. Le leggende dicono che viaggiò via mare e via terra nel cuore della Cina, fino a un tempio buddista costruito in un'enorme valle sotto la montagna che i cinesi pensano sia il centro del loro paese. Il tempio Shaolin è ora in gran parte in rovina, ma contiene grandi affreschi dipinti nel XVIII secolo che danno un'immagine idealizzata dei monaci cinesi e indiani che praticano insieme le arti marziali. A Bodhidharma viene attribuito il merito di aver incoraggiato i monaci ad apprendere le arti marziali. Pensava che nel loro stato non addestrato fossero malsani e non avessero la forza per meditare. Tuttavia, non c'è dubbio che questa miscela di combattimento e buddismo sia di grande importanza nelle arti marziali odierne. Allora come oggi, gli uomini imparavano abilità di combattimento distruttive bilanciate dalla moralità pacifica del buddismo. Per la maggior parte del tempo i monaci poterono vivere in pace, ma almeno due volte combatterono per aiutare gli imperatori a salire al trono della Cina. Molte volte furono chiusi dagli imperatori che temevano le loro capacità di combattimento. Ogni volta ciò accadeva, si nascondevano e si diffondevano in tutta la Cina. L'arte del Kung Fu ha viaggiato nella comunità cinese di tutto il mondo. Le tecniche sono ancora praticate nella Cina continentale, secondo standard elevati. Tuttavia, è nella comunità cinese, fuori del continente, come Hong Kong, che esiste ancora l'intera gamma di attività tradizionali. Alcuni di questi sono associati alle triadi, le società segrete di Kung Fu che organizzavano attività criminali, racket della protezione, prostituzione e traffico di droga. Naturalmente questo non è vero per tutti i maestri di Kung Fu. Il maestro Chan è un membro integro della comunità cinese, molto rispettato per le sue attività di beneficenza. Non perde una riunione del Rotary Club da 20 anni. Come tanti cinesi, inizia la sua giornata esercitandosi per ricevere i benefici del Qi, l'energia vivificante del mondo, che credono sia particolarmente concentrata sotto gli alberi al mattino presto. Arrivò a Hong Kong dalla Cina meridionale circa 60 anni fa e imparò il Kung Fu al suo arrivo. È tipico dei migliori maestri della sua generazione. Inizia la sua giornata verso le 5, esercitandosi sempre nello stesso posto. Ritorna al suo studio e apre i battenti verso le 6. È sempre probabile che ci siano pazienti che si sono danneggiati durante la notte e che necessitino di essere riparati prima di andare al lavoro. I negozi intorno a lui non aprono prima delle 10 circa. Il maestro Chan è famoso per la sua abilità come aggiusta ossa e per la sua capacità di alleviare il dolore alla schiena e lenire i lividi. Il suo studio è una tipica stanza cinese piena di souvenir di una vita. Da qui mantiene un collegamento telefonico costante con i suoi amici in tutta la colonia. Dato che vive a Hong Kong da così tanto tempo, conosce tutti. La sua influenza è molto più grande del suo status apparente.
sala corsi della sua scuola è accanto al suo ambulatorio. Ha tutta l'attrezzatura normale che si trova in una scuola di Kung Fu, compreso il manichino che viene attaccato a turno da tutti gli studenti. Questo è lo studente di Kung Fu più anziano della scuola, che lavora anche come assistente con i pazienti. Quindi sta studiando l'intera tradizione. Come quanto lui, ci sono sempre diversi studenti non combattenti che lavorano con il maestro Chan per imparare la medicina. Il popolo cinese è sempre preoccupato per le conseguenze anche di piccole contusioni e distorsioni. Credono che tali lesioni non vengono curate, causeranno problemi peggiori in futuro. Le tecniche mediche del maestro Chan sono quelle della medicina tradizionale cinese. Usa impiastri caldi e oli composti da circa 50 ingredienti. Diverse grandi aziende e banche lo assumono per prendersi cura del proprio personale. Le mosse base del Kung Fu sono le stesse per tutti i sistemi, ma uno dei problemi dello studio dell'arte è la proliferazione di stili diversi. Si sa che esistono diverse centinaia di scuole nominate. Il maestro Chan appartiene alla scuola Hun Quan, ovvero lo stile che insegna le tecniche tradizionali elaborate dalla famiglia Hun. La maggior parte dei vecchi stili di Kung Fu hanno molte tecniche di armi, spesso utilizzando armi militari. Ricordo i giorni in cui le scuole di arti marziali erano il centro della ribellione contro gli usurpatori Qing della Cina. Dal 1600 in poi, le società segrete di Kung Fu organizzarono ribellioni che durarono per anni e vincolarono enormi eserciti. Sono queste società rivoluzionarie che si sono ridotte alle triadi. Nell'addestramento odierno con le armi ci sono molti ornamenti decorativi che non hanno alcun uso in combattimento, ma infondono fiducia nel maneggiare l'arma e intimidiscono gli avversari. Gli esercizi non sono solo decorazioni. Questi tagli verso l'alto sono progettati per attaccare le parti più morbide del corpo dall'angolo meno protetto dell'armatura. Dao, liang ha, san ha. Jin na. Dao. Il maestro Chan ritiene che il Kung Fu sia destinato a perdere studenti a favore delle arti di combattimento più organizzate e che i metodi tradizionali di insegnamento siano inadeguati per il mondo moderno. Il
L'insegnamento tradizionale cinese è molto informale. Gli studenti entrano ed escono dalla sala corsi e si esercitano come vogliono. Il maestro dà istruzioni quando ne ha voglia, oppure lascia agli studenti il compito di addestrarsi a vicenda. Il maestro Chan insegna molto più di molti maestri. Non vi è alcun profitto nel Kung Fu per il maestro Chan. La sua sala di formazione occupa uno spazio prezioso, a prezzi costosi, di Hong Kong. Recupera le sue perdite con il senso degli affari. Affitta l'intero piano terra di questo edificio e vi gestisce diverse attività commerciali. Sulla strada c'è un negozio di cibi preparati e un tabaccaio. Dietro ci sono i sarti. Questo è stato il primo mestiere che ha imparato quando è arrivato a Hong Kong circa 60 anni fa. Ha 3 figli, una femmina e 2 maschi. Uno è un chirurgo che esercita a New York e l'altro gestisce un'attività di viaggio perfettamente inserita nello spazio vuoto accanto alla sartoria e dietro il negozio di alimentari. Essenzialmente il maestro Chan vede la perpetuazione del Kung Fu come uno dei suoi doveri nei confronti della comunità cinese. Nella maggior parte degli stili di Kung Fu ci sono molte forme lunghe ed elaborate da studiare. Le lunghe sequenze di mosse di combattimento comprendono sezioni che prendono il nome da 5 animali o dai 5 elementi. Wow! Queste forme lunghe sono un punto di controversia tra coloro che studiano il Kung Fu. I critici dicono che sono più una danza che una preparazione al combattimento. Chi crede in loro dice che insegnano concentrazione e resistenza e soprattutto che queste forme racchiudono lo spirito del Kung Fu. È una dura arte esteriore, l'opposto delle arti interne morbide come il Tai Chi. Nel Kung Fu l'energia proviene dalla tensione mantenuta nei muscoli del torace. In termini cinesi, il Qi del corpo viene sollevato dallo stomaco al petto. Ci sono anche sezioni in cui deve fingere di essere ubriaco, ingannando per un momento l'aggressore.有首叫做虎學相迎，虎學相迎呢，即係一隻老虎，一隻鶴。咁佢老虎係點樣呈現呢？因為佢啊兇猛嘅，所以佢走呢就好利嘅。所以普通人一捶打過嚟咁先啊，佢一撳住呢，可以打佢。假如呢個打佢唔到呢。 呢度一扣即系用肘啊，一扣咧打就呢度弹一声响，咁嗰度咧就多数都领嘢，就虎学相迎。个学形咧亦系差不多系点咧？佢就用技巧啦。假如有人或者咁样打过嚟，我行佢身体打过嚟，使只手啊呢度当学肘啊，一勾开，掹掹佢，玩。 好，诶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 ，
蛇形呢就好活泼嘅，一笪落嚟嘅时候呢，一飙，只抢眼，多数呢就挖眼珠嘅，就蛇形，龙蛇虎呢，虎呢即系等于头先我讲双虎爪啊，豹呢就凶猛嘅，使插佢啊。
即是用那裡抛锤就是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 即是用那裡
È solo negli ultimi anni che i cinesi sono stati pronti a condividere i segreti del Kung Fu con altre razze. I maestri cinesi stanno aprendo sale di formazione fuori dalle aree cinesi della città e accogliendo gli studenti, invece di reagire con sospetto alle richieste degli stranieri. A Londra, il maestro Simon Law ha occupato l'ultimo piano di una vecchia chiesa per insegnare lo stile Wing Chun. Il suo approccio è molto diverso da maestro Chan. Non c'è dubbio che Wing Chun sia focalizzato sull'addestramento dei combattenti rispetto ad altri stili. Le tecniche sono dirette e ovviamente potenti. Il maestro Lao ha aperto solo di recente la sua scuola. Nessuno degli studenti qui mostrati ha seguito più di un anno di formazione. È uno stile in cui lo studente entusiasta può diventare efficace molto rapidamente. Il Wing Chun è nato nel sud della Cina, ma si è sviluppato nel corso dell'ultimo secolo negli stretti vicoli e nelle strade secondarie di Hong Kong. Le sue tecniche si concentrano su esplosioni fulminee di combattimenti ravvicinati. Il Wing Chun è un'arte molto delicata, sembra un'arte molto delicata, non sembra un'arte potente, ma la forza interna, più o meno come morbido e duro, si mescolano insieme. Soft power e hard power mescolati insieme. E non devi avere un fisico potente o essere alto, 1,80 m, una grande muscolatura per imparare lo stile duro in quanto tale. Quindi anche la tua fattura piccola o media, non appena ti viene in mente di metterci dentro, principalmente nel Wing Chun, si sviluppano tecniche e abilità che servono a sovrastare la forza. Ci sono solo 3 forme fisse nel Wing Chun e sono tutte brevi. Questa è la prima forma. Il suo scopo è il controllo, e in questa forma l'esercizio sviluppa la capacità di muovere un lato del corpo indipendentemente dall'altro. Tutte le mosse sono usate nei combattimenti di Kung Fu. Ci sono colpi, prese e mani roteanti, che torcono e controllano le braccia dell'attaccante. Ogni volta che impari un'arte marziale devi sapere come lucidare la tua lama. In quanto tale, stai usando il pugno e sono 3 le nocche. Qua invece lo stiamo usando come un coltello. Da quest'altra parte, colpo di palmo. Qua, colpo di gomito. E ginocchia e tallone, principalmente per la parte inferiore. Queste sono le armi del Wing Chun. L'utilizzo del manichino permette di utilizzare con forza tutte le tecniche, indurisce le braccia dell'esecutore, addestrandolo ad aspettarsi e ad accettare il dolore dei suoi colpi. L'arte trasformerà il tuo carattere, la tua personalità. Se sei pigro, sei quello subdolo o sei quello codardo, tu
tutto ciò che va bene. La tua personalità e il tuo io e il tuo carattere saranno trasformati. Questo è il primo punto. Il secondo punto è: tu sei esattamente dove ti trovi. Allora, sai quanto lontano. Sei stato sconfitto? Sai che non ci sei. Sai, se vieni sconfitto in palestra, verrai picchiato per strada. 1, 2, 3, 4. L'essenza del Wing Chun è la velocità. I doppi pugni vengono sferrati quasi simultaneamente e gli studenti viene insegnato a tenere le mani rilassate, ad aprirle per tutto il momento tranne il momento di impatto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let it go. Out faster, yeah? Try once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando giri, assicurati che il pugno vada insieme alla rotazione. You turn and you punch. You turn the punch together. Yeah? Don't go like separate, like this. You're turning separately. Okay, let me try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durante la pratica in palestra, più ricevono colpi violenti e più violenti possono agire. Solo fisicamente. La violenza non è mentale. Fisicamente devono essere aggressivi, ma mentalmente devono avere il controllo. Quindi sarebbe una cosa completamente diversa. Dall'inizio lo studente potrebbe avere un carattere irascibile, il che significa che è mentalmente fuori controllo, che significa che ha un carattere irascibile. Hanno una mentalità molto aggressiva e tuttavia l'abilità fisica non è all'altezza di ciò che potrebbe voler fare. Finché non prende il pugno, finché non prendono un colpo da qualche parte. Sono persone che vogliono davvero imparare l'autodifesa in quanto tale e poi alla fine raggiungono quello standard quando sono bravi, si calmeranno mentalmente perché sanno quanto sono sicuri di poter gestire le persone, ma fisicamente saranno estremamente aggressivi. Tuttavia sanno esattamente cosa stanno facendo. Elbows in. 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 Mustn't relax. Guard a bit more high than. Mustn't let it loose. Yeah? Back. That's it. Head mustn't bend forward. Forward. Il modo in cui si muovono è molto limitato. Come le tecniche di mano, i giri del polso, sono tutte tecniche per il combattimento. Praticano solo quei movimenti. I muscoli utilizzati per questi movimenti sono per combattere. Non si allenano per una specie di competizione o qualcosa del genere. E poi con il passare del tempo rafforzano i muscoli che si contraggono e si rilassano, si contraggono e si rilassano, si contraggono e si rilassano. E alla fine ottengono la velocità e la forza, il che significa se non hai una grossa stazza non esegui movimenti ampi per sviluppare l'abilità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. The movement when you go into rolling the hand there got to be a bit more on the side. Not straightforward when you're pulling forward, yeah? When you're
opening the distance is too close of it, you don't have to move forward to attack. One. Two. Again. One. Two. And again. One. Two. Quando lottiamo, non abbiamo regole. Non abbiamo regole perché ci alleniamo per la vera difesa personale, quindi vera legittima difesa. Voglio dire, in una vera lotta in strada non ci sono regole. Non ci sono concessioni per le donne che studiano qui. Ci si aspetta che resistano allo sparring con gli studenti maschi, in preparazione alle reali condizioni di combattimento. Wing Chun era lo stile di Kung Fu che Bruce Lee iniziò a imparare quando aveva 13 anni. Allora si trovava a Hong Kong. Il suo pieno sviluppo come maestro avvenne dopo il suo trasferimento in California. Fu a Los Angeles che iniziò la sua carriera cinematografica e allo stesso tempo elaborò le sue teorie sulle arti marziali e le arti di combattimento. Ha insegnato a molte persone, ma ha condiviso i suoi pensieri più profondi con pochissimi. Un uomo che ha lavorato a stretto contatto con lui insegna ancora l'approccio di Bruce Lee al combattimento nella sua palestra di Los Angeles. Bruce Lee chiamò il suo sistema Jeet Kune Do, la via del pugno intercettante. Sebbene fosse una star del cinema, era un maestro creativo, uno degli uomini che hanno fatto sì che nei secoli si sviluppassero le arti del combattimento. Gli uomini che hanno lavorato a stretto contatto con lui ritengono che fosse un genio. Fece ripensare a Don Innocente tutto ciò che gli era stato insegnato sulle arti di combattimento. Don Innocente non insegna a tutti le teorie rivoluzionarie di Bruce Lee. Ciò che cerca in uno studente è la rapidità di pensiero e l'apertura, la flessibilità mentale. Sebbene il Jeet Kune Do sia basato sul Kung Fu, utilizza anche molte altre tecniche e incorpora persino la boxe occidentale nelle arti di combattimento orientali. Agli studenti viene insegnato a combattere ferocemente e allo stesso tempo ad essere sensibili nei confronti del loro avversario. Devono sperimentare la sua tecnica e rispondere all'energia dei suoi attacchi, prendendone il controllo e usandola contro di lui. Bruce Lee ha insegnato che la risposta all'attacco può essere quella di utilizzare una tecnica di qualsiasi sistema di combattimento del mondo. È una combinazione di est e ovest, e né giapponese, né cinese, né okinawanese, né coreana, né filippina, né indonesiana. Ha preso in prestito anche dal savate francese, in modo piuttosto pesante. Quindi è semplicemente una combinazione che qualcuno aveva qualcosa da offrire e voleva fonderlo con ciò che funzionava per lui. Quindi Jeet Kune Do, l'arte di Bruce Lee, è fondamentalmente ciò che funziona per quell'individuo e risale comunque a ciò di cui stiamo parlando. Ricerca la tua esperienza, assorbi ciò che è utile e rifiuta ciò che è inutile e aggiungi specificamente ciò che è la tua creazione. Bruce non ci ha mai insegnato le forme. Probabilmente siamo l'unico stile di Kung Fu non classico a cui non sono mai state insegnate le forme. Secondo Bruce Lee, se insegnassi le forme, non sarebbero le meccaniche. Ok, se noti molti stili cinesi fanno così, giusto? Andranno così, oppure andranno così e fanno così, e poi lo fanno con l'altra mano sinistra. Bruce era contrario alle forme perché non sai a cosa servono. Perché non lo pratichi semplicemente in questo modo? E ti liberi, poi colpisci l'inguine, colpisci la faccia, colpisci. Piuttosto che praticarlo in questo modo e non sapere a cosa serve. Ad esempio, se faccio così, perché non esercitarmi? Preferisci farlo in un set? Perché non mettere in pratica ciò che serve invece di farlo in un set come questo? Fare una serie come questa e lo studente non sa cosa sta facendo. Ok, le basi qui sono che hai una barriera anteriore e una barriera posteriore. Quindi, una volta chiuso il campo di tiro, che di solito viene chiuso molto rapidamente, abbiamo intrappolato la prima barriera.
Questo si chiama esilio in Pak Sao. Va bene. Ora, a seconda della sua energia, utilizza forse fino a 12 diversi tipi di tecniche a seconda di quanta forza gli viene data. Questo si chiama Lapsao, Guai Chao. Questo è indicato come intrappolare le mani. Ok. Ora, se l'energia è diversa, questo si riferirebbe a un doppio Pak Sao. Quando lo fai, è una tua scelta. Trai una leva al gomito piegato, che è proprio qui, oppure a scelta effettuare una presa al gomito diretta, che è diretta verso il basso, come questa. O a sua scelta anche strangolare, a seconda di ciò che ha visto nei suoi occhi. Va bene. Oppure puoi farlo a sua scelta, se preferisce, dopo aver effettuato Pak Sao, Lap Sao, Guai Chao, si trasforma in jab, di box occidentale, cross, pugno, all'indietro, montante, e così via, a seconda della sua scelta. Ok, per sua scelta può entrare in un altro, giusto? Diciamo che è andato in doppio Pak Sao, va bene? Può aggiungere, a sua scelta, forse entrare in un blocco parziale del gomito, va bene? Aggancia questa mano, destra sopra la tua testa, va nel colletto. Tipo di combinazioni, se ne ordinate la sua, vanno bene con la necessità della testa. Ok, ora diciamo che qui aveva un punto di riferimento basso. Questo è quello che si chiama Pek Chao, Guo Chao. Ok, quella posizione va bene e può farlo a seconda della sua energia. Passare alla Psao Guai Chao. Buona scelta in quella posizione, ok? Ma questa è la base, vedi? Non c'è molta tecnica, perché la tecnica dipende dalla sua sensibilità, ok? Diciamo che fa un stile da questa posizione qui. E la mano viene afferrata bene. Può bloccare il braccio con il polso e va giù bene. Quindi non è alle prese. Sta soffocando? Non importa. Vai, secondo la sensibilità che ti dà. Se ti limiti a uno stile particolare, allora devi risolverlo in quel modo. Per esempio, se lo facessi in Wing Chun, andrebbe così. Andrà dritto, va bene? Ma forse posso fluire con il Kali della posizione qui. Perché questo è il fondamento che Bruce Lee ci ha insegnato, che non importa quale arte e da dove le prendi, semplicemente fluisci, di conseguenza alla struttura del corpo, del tuo corpo, quindi non deve essere così. E penso che sia lì che si trova la grande incomprensione del mondo. Pensano che sia uno stile cinese. È uno stile di Kung Fu perché le sue radici si trovano per il 50% nel sistema Wing Chun. Ma ne è uscito, ok? Non c'è come nei film in cui vedi il calcio a gancio, il calcio ciclone. Non è niente di questo, qualcosa del genere. Diciamo che queste cose le faceva di rado, in tutti gli scontri che ho visto di Bruce Lee. Nel contesto reale non l'ho mai visto fare nulla di tutto ciò, a meno che non stesse semplicemente giocando con quell'uomo. Ok, quindi tutti questi calci alti e appariscenti, di solito, servono per gli show. Questi qui, se mi prendesse la mano, Bruce Lee andrebbe a pestarlo. Non va bene fare lo spettacolo. Ma vedete, come ha detto Bruce, ciò che è spettacolare per il cinema di solito non è pratico per la strada, e ciò che è pratico per la strada è molto noioso per una dimostrazione. Chi vuole vedere un ragazzo eseguire un Pak Sao, prendere e tirare una testata, vedi? E colpisce. Non è abbastanza spettacolare da vedere. Ma ora la spettacolarità di queste cose qui attira il pubblico, giusto? Non è lì che è l'arte. Questo è dove siamo. Bruce era violentemente contrario a questo, dicendo che doveva esserci un incontro tra Oriente e Occidente. E penso che in Oriente tendono ad essere troppo riservati. A volte sono appariscenti e si nascondono molto. Vedi, se sei sicuro della tua conoscenza, non devi nasconderla. Perché nasconderla? Puoi semplicemente tirarla fuori.